Mi chiedo che penetrazione possono avere le parole di una persona conosciuta che, come io sono, parla e racconta la propria esperienza. Io sono al centro di una tempesta televisiva che ho denunciato e denuncio, e con me anche l'onorevole Bertinotti, già presidente della Camera, ha riconosciuto la stessa condizione, che vuole a tutti i costi convincere gli italiani che c'è una tragedia in atto e che sulla base di un unico dato vero, che è il numero limitato di posti negli ospedali per la terapia intensiva, che vuol dire che se uno improvvisamente ha un malessere da cui può essere curato, però in ospedale forse non trova il letto, tolto questo punto su cui si può riflettere e valutare come potenziare la capacità di accoglienza, io non riesco a capire come si vogliono convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c'è. È tutta la vita che d'inverno prendiamo raffreddori e influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie, quindi hanno raffreddori, tossi, talvolta perfino polmoniti, e non c'è niente di più, non è morto qualcuno improvvisamente che è diventato nero, con dei buboni, gli è venuta la peste, no, non è capitato niente, qualcuno è morto perché aveva un'età piuttosto avanzata, gli è arrivato un coccolone di polmonite ed è morto, è come sempre stato. Io non riesco a immaginare che tutto questo cambi completamente la nostra vita. Tutti i teatri chiusi, tutti i cinema chiusi, tutti gli spettacoli, le mostre, tutto sospeso. Se un sindaco a Ferrara pensa di ridurre il biglietto in un collegamento fra un ristorante e un museo, viene rimproverato da Burioni, cioè Burioni, Burioni, un santone, un guru come... Non un medico dovrebbe essere, quindi capace di rassicurare, ma uno stregone. E uno guarda, e cosa mi è capitato? Niente, ho starnutito. E poi mi dice, questo è gravissimo. Ora io spero che mi ascoltiate. Tutti voi sapete che, anche quelli che stanno a Codogno, che non c'è nessun pericolo di nessun tipo che debba cambiare la nostra vita, che andando in giro non ti capita un cazzo. Eppure... Ma tu senti la televisione, beh, l'emergenza, qui bisogna attrezzarsi e sentiamo cosa dice il dottor Pregliasco. Che cazzo deve dire? Ma chi cazzo è Pregliasco? Ma chi cazzo è Pregliasco? Ma chi cazzo è che deve dire, mi deve rassicurare, ma chi cazzo è Burioni? Cioè, che cazzo l'ha fatto della loro vita? Il virologo, ma virologo di che cazzo? E cosa hanno scoperto? Quale virus? Del buco del culo? Cioè, il virus del buco del culo. Io devo credere a quello che mi raccontano. Tutti fermi, presidenti di regione. Il Presidente della Repubblica è intervenuto rassicurando preoccupatevi, ma non preoccupatevi, ha detto proprio così, perché dice un discorso assolutamente saggio, perché è bene essere allarmati, ma è bene anche non preoccuparsi. E che cazzo vuol dire? Mattarella è una brava persona, ma ha detto un'altra cosa senza senso. Poi ascolti tutti i conduttori di... vari programmi televisivi e qui interroghiamo, sentiamo il medico, il virologo, il buco di culo, ma che dobbiamo sentire? Ma chi di voi sta male veramente? Sui milioni che siamo in Italia, quei poveretti che prendono la polmonite stavano male, sarebbero stati male comunque anche senza coronavirus del cazzo, il quale attende solo un po' di caldo per morire, perché è talmente potente che a 26 gradi muore, tu bevi un tè caldo e è già morto. Ma che cazzo di virus è? Ma qual è questa peste? Ma perché dobbiamo convincere gli italiani che la loro vita è cambiata? Non escono di casa, non vanno al cinema. E poi dice finalmente una buona occasione, sono anche gli ottimisti, per leggere. E per capire che è bello leggere occorre avere la peste. Dice, poi c'è la peste, non so che cazzo fare, non posso andare al cinema e quindi leggo un libro. Ma che cazzo è? Ora io vorrei dirvi, io giro ovunque. Le uniche zone che mi attraggono sono le zone rosse. Io vorrei andare a Vaux. Vorrei andare a Codogno, vorrei andare a Bergamo, Lodi, dovunque. Posti bellissimi e comodi, chiese, santuari, persone che camminano. Poi a un certo punto incontri uno con la mascherina. Ma che cazzo di mascherina si mette? Che cazzo serve la mascherina? Ma che devono prendere per il culo? Cioè la peste è la peste. Io vorrei vedere in televisione improvvisamente quelli che parlano, uno impallidisce e muore di peste, perché ha preso una malattia vera. No. Neanche starnutiscono, mai tanti minori, mai pochi raffreddori come questa stagione. Io stesso ho meno raffreddore del solito. Cioè c'è una diminuzione delle malattie. Però, pericolosissimo. La gente si guarda per strada con l'aria allucinata. Io dico, io non so, o io sono matto, o sono l'unico che dice la verità.
Non ci credo a questa gente, non mi convincono. Quando uno mi spiega che non si può dire vai al ristorante e avrai lo sconto del biglietto di un museo, dove vedo i musei, dove anche importanti mostre, quella di Raffaello, che è quella di cui si parla, ma la sola mostra di Previati a Ferrara, tre persone in quattro ore. Ma per cosa devo fare? Devo essere contento che non ci vadano? Devo essere felice? Allora, io voglio dirvi che non credo al coronavirus. Ci sarà qualcosa dietro, qualcosa che vorranno far passare. Non so che cosa sia. Certo, ci deve essere qualche malessere, qualche influenza e forse troppe influenze che devono essere curate andando in terapia intensiva sono il problema vero. Ma con questo devo cambiare completamente la vita perché devo vedere se ho 3.000 letti di più per mettere uno a cui è venuto il raffreddore. Ma questa è la sostanza. Non c'è un cazzo! Non c'è un cazzo! E hanno rotto il cazzo! Ribellatevi! Mandateli a fare in culo! Presidente di qua, ministro di là, il ministro Speranza. E uno senza speranza da sempre. Non c'è speranza, c'è poco da fare. Poi ha parlato la ministra Azzolina, poverina. E poi ha parlato Conte. Ma chi cazzo è Conte? Ma chi cazzo è? Ma cosa c'è? Ma ha parlato, ha detto. Si è riunito il Consiglio dei Ministri. Un consiglio di coglioni. Cioè, tutti i più coglioni del mondo sono nel Consiglio dei Ministri e decidono per noi. Cioè, tu li hai visti quei ministri? Li metti uno vicino all'altro? Non capiscono un cazzo, però dicono quello che devo fare io. Ma vaffanculo! Non voglio ascoltare quello che dice Rocco Casalino. Rocco Casalino parla del virus corona. Ma chi cazzo è? L'unico corona. Sono due altri corona. C'è Fabrizio Corona, Mauro Corona, che sono abbastanza inquietanti, però non fanno danno. E poi c'è il coronavirus che non fa un cazzo. Dei due, dei tre, è quello meno pericoloso. Ora dice Sgarbi scherza. No, non scherzo, io non scherzo. Spero che mi ascoltiate molto e che facciate circolare le mie parole. Non c'è. Se dicono i ministri di questo Consiglio dei Ministri che c'è il virus, non credeteci. Sono un gruppo di incapaci totali, zucche vuote, capre, capre. Il capravirus ha preso i loro cervelli del cazzo. E poi guardate tutte le televisioni, chiudetele, guardate soltanto film pornografici, guardate dei video pornografici e fatevi delle gran seghe, tanto siete in casa, fate lesbo trans, quello, prendete, guardate su, andate a vedere lesbo trans sul video, guardate quello, c'è più verità. Certo che se uno lo prende nel culo gli fa male, questo è un dato, no? Però non è un virus. Ecco, il coronavirus è come prenderlo nel culo. Se non lo vuol prendere, lasciatelo prendere, no? Però non preoccupatevi, non preoccupatevi. Fra 15 giorni sarà finito tutto, tutto. Però intanto ti hanno spiegato che dovremmo essere prudenti. Se fermi così come dei coglioni chiusi in casa, a letto. Bene, se siete a letto, alzatevi. Andate in giro, andate a Codogno, andate a vedere. Ecco. Si riunisce il Consiglio dei Ministri. Bene. Lasciamoli lì, chiudiamoli dentro e mettiamo il gas. Ecco. Così ci sarà un'epidemia. Ecco. Auguri. Bollettino del giorno 8 di marzo dell'età del coronavirus.